Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 37 e 38. In questo periodo di tempo ricordo che ci fu il colera e un giorno pregavo il mio buon Gesù che facesse cessare questo flagello ed egli mi disse: Ti contenterò, purché accetti di offrirti a soffrire ciò che voglio io.
Gli dissi: Signore, no, non posso, voi sapete come la pensano. Nonché se il fatto passa tra me e voi solamente, sarei stata prontissima ad accettare tutto. Ed egli mi disse: Figlia mia, se io avessi pensato a quello che pensavano e che dovevano fare di me gli uomini, non avrei operato la redenzione dell'umano genere. Ma io avevo l'occhio alla loro salvezza. E l'amore grande che mi divorava mi faceva pensare che quando vedevo persone che di me mal pensavano e che davano occasione di farmi più soffrire, era ad offrire quelle stesse pene che loro mi davano per la loro stessa salvezza. Ti sei dimenticata che quello che voglio da te è l'imitazione della mia vita e che di tutto ciò che offrii ti farò parte di tutto? Non sai tu che l'atto più bello, più eroico e più a me gradito e che offrirmi devi è quello di offrirti per quegli stessi che ti sono contrari? Io restai muta, non seppi che rispondergli. Accettai tutto ciò che il Signore voleva e così fino alla sera fui sorpresa da quello stato di sofferenza e vi stetti 3 giorni continui. E dopo che mi riebbi, non si intese più niente che ci stava il colera. Dopo questo, mi ebbi un'altra mortificazione, fu il dover cambiare confessore, che essendo lui religioso fu chiamato in convento. Io ne ero contenta di lui, e la maggior parte di quei fracassi detti di sopra succedevano quando lui stava in campagna, specialmente l'ultimo anno che fu confessore, per il colera che stava nel paese vi dimorò 6 mesi. Onde il mio confessore non faceva tante parti, mi faceva stare un giorno in quello stallo di sofferenza e poi veniva. Quindi non stette neppure un mese da che si era ritirato in campagna e si intese che se ne partiva. Questo fu doloroso per me, non perché ci avevo attacco, ma per la necessità che ne avevo. Onde andai dal Signore e gli dissi la mia pena, ed egli mi disse: Non volerti affliggere per questo. Io ne sono il padrone dei cuori e posso volgerli, rivolgerli a come a me pare e piace. Se lui ti ha fatto del bene, non è stato altro che un porgitore che riceveva da me e lo dava a te. Così farò degli altri. Di che temi dunque? Mia cara, fino a tanto che tu avrai l'occhio ora a destra o a sinistra, e lo lascerai posare ora su una cosa e ora sull'altra, e non avrai l'occhio fisso in me, non potrai camminare spedita la via del cielo, ma andrai sempre zoppicando e non potrai seguire l'influsso della grazia. Perciò voglio che con santa indifferenza guardi tutte le cose che intorno a te succedono, stando tutta intenta a me solamente. Onde dopo queste parole il mio cuore acquistò tanta forza che poco o niente soffrii una tanta perdita che tanto bene aveva fatto all'anima mia. Così successe che cambiai confessore e ritornai al confessore che mi confessava quando ero piccola. Ma sia sempre benedetto il Signore che si serve di quelle stesse vie che compariscono a noi contrari e quasi che ci dovrebbero portare danno all'anima nostra, per il maggior bene nostro e per la sua gloria. Così avvenne che incominciai ad aprire l'animo mio, che fino a quel punto non avevo detto niente a nessuno. Per quanto sforzo mi facessi non ci riuscivo, anzi più impotente mi vedevo a dire le cose del mio interno. Era tanto il rossore che sentivo il solo pensare di dire queste cose che mi vedevo essere più facile dire più brutti peccati. Donde procedesse non so dirlo. Da parte del confessore credo di no, perché egli era tanto buono, fiducioso, dolce, paziente nel sentire. Prendeva una cura esattissima dell'anima, aveva l'occhio su di tutto affinché si potesse camminare diritto. Da parte mia neppure, perché mi sentivo un intoppo sull'animo ed avevo tutta la volontà di liberarmi e di sentire almeno come la pensava il confessore. Ma ci sentivo impossibile da farla. Per me credo che ci fu una permissione del Signore. Onde, trovandomi col nuovo confessore, incominciai a poco ad aprire il mio interno. Il Signore molte volte mi comandava che manifestassi al confessore ciò che lui mi diceva, e quando io non lo facevo, il Signore mi riprendeva, mi rimproverava severamente, e delle volte giungeva a dirmi che se ciò non facessi, lui non sarebbe più venuto. Questo che per me è la pena più amara, che tutte le altre pene confrontate con questa non mi sembrano altro che fili di paglia. Perciò tanto era il timore ancora veramente che non ci venisse, che facevo quanto più potevo a manifestare il mio interno. È vero che delle volte mi costava molto, ma il timore di perdere il mio caro Gesù mi faceva superare tutto. Da parte del confessore ero pure spinta a dirgli donde procedesse un tale stato, che cosa mi succedeva quando stavo in quell'assopimento, quale ne era la causa. Ora mi comandava di manifestarlo, ora mi costringeva con precetti d'ubbidienza, ed ora mi metteva innanzi il timore che potessi vivere nell'illusione e nell'inganno, vivendo a me stessa, mentre se manifestassi al sacerdote potrei stare più sicura e tranquilla, che il Signore non permette mai che il sacerdote si inganni quando l'anima è obbediente. Così Gesù Cristo mi spingeva da una parte e il confessore dall'altra. Mi pareva delle volte che se ne intendessero tutti e due insieme il confessore a Gesù Cristo. Così mi riuscì
a manifestare l'animo mio. Allora, questi due capitoli vertono su altri passaggi fondamentali di crescita interiore dell'anima. La prima cosa è il distacco da quello che si chiama un po' in ascetica il rispetto umano. Il rispetto umano vuol dire appunto il timore degli uomini e di quello che possono pensare di noi. Questo ovviamente riguarda non soltanto le anime che si trovano ad alte vette di santità e che sono chiamate appunto a grande distacco da tutti per l'unione con Dio, ma riguarda un po' tutti. Qui il contesto del primo capitolo, scoppia il colera, Gesù dice, Luisa supplica Gesù di togliere questo flagello, Gesù dice lo faccio subito, purché accetti di soffrire, di offrirti soffrire ciò che voglio io. Luisa capisce subito che ciò che vuole lui è il solito stato di intorpidimento, di assopimento, quello che lei chiamava appunto il suo solito stato, e le prova ad obiettare. No, non posso. Voi sapete come la pensano. Se il fatto passa fra me e voi solamente, sarei stata prontissima ad accettare tutto. Questo risponde. Vedete? Queste cose non si possono fare con Gesù. E Gesù spiega anche, dice, guarda che se nella mia vita terrena io fossi stato a pensare a quello che pensavano di me gli uomini, non avrei operato l'umana redenzione. E le spiega un segreto di santità. Bene, succederanno queste cose, ti daranno addosso. Bene, offri queste stesse sofferenze che ti danno loro, quindi i pensieri cattivi, e le critiche, o i motteggi, o le persecuzioni. Offri, queste sono tribolazioni, no? Per loro stessi, per la loro conversione. E questo è l'atto più bello, più eroico e più gradito che mi devi offrire, cioè quello di offrirti per quegli stessi che ti sono contrari. Come vediamo, c'è grandissima santità qui, capite? In una volta sola Gesù dà due insegnamenti. Numero uno, noi dobbiamo soffrire perché, vedete, i maestri di spirito li chiamavano gli stratagemmi dell'amor proprio. Guardate che il nostro egoismo, la nostra propria volontà. Ecco perché questa grande scuola ritorna anche nelle cose spirituali e soprattutto, oserei dire, nelle cose spirituali. Cioè, io voglio soffrire per te, Gesù, per carità, però non le croci che dici tu. Questa sofferenza, no. Altre. E invece può darsi che Gesù voglia dare proprio questa sofferenza. E dire a Gesù sì, va bene, lasciatelo soffrire, ma questa sofferenza no, altre, non è essere nella divina volontà. Noi dobbiamo disporci a soffrire le sofferenze che Gesù vuole, quando vuole, quanto vuole, come vuole, perché vuole e quelle che lui vuole. E quando qualcuno ci perseguita, ci contraria, ci umilia, ci mortifica, se vogliamo essere nella divina volontà e fare ciò che Gesù gradisce, offrirci per quelle stesse persone che ci fanno soffrire. Magari offrendo le sofferenze morali stesse che ci danno loro stesse. Un'ingiuria, una maldicenza che ho saputo di me, che ha detto qualcuno, un oltraggio, un atteggiamento villano da cafone. Io non reagisco, rimango in silenzio e nel cuore offro quella stessa pena al Signore per la conversione di quello stesso che me l'ha data. E basta. E poi si va avanti. Mi viene in mente, pensiamo se tra marito e moglie uno osservasse questa regola. Ogni volta che tuo marito o tua moglie ti fa un minimo sgarbo, ti tratta un minimo male, la moglie o il marito santo, Signore mio, ecco,
Mio marito mi ha trattato male, mi ha risposto male, mia moglie mi ha mortificato. Non reagisco e ti offro questa mortificazione per la conversione di mia moglie o per la conversione di mio marito. Sarebbe un'accelerazione nel tasso di santità non indifferente. Nel capitolo seguente, ecco qui, c'è un tema fondamentalissimo. Gesù dispone che il padre spirituale di Luisa, a cui lei era tanto, come dire, non legata, perché dice non c'era attacco, ma era tanto, come dire, ci teneva tanto, insomma, nel cuore, era contenta, no? E ci si trovava bene, pur senza avere nessuna forma, dice lei stessa, di attaccamento disordinato, e qui c'è un tema amplissimo. È molto diffuso, specialmente, perdonatemi, mi perdonino le rappresentanti del gentil sesso che sentiranno questa meditazione, ma questo è un problema diffuso soprattutto al femminile, cioè gli attaccamenti che ci sono nei confronti della figura del padre spirituale. Che ovviamente non sto parlando dei casi, che per quanto mi riguarda proprio, se ne sento puzza lontano un miglio, ecco, la diretta spirituale fa subito un volo dalla finestra, d'accordo? Non sto parlando di attaccamenti derivanti da innamoramenti o peggio ancora, la minima ombra di impurità. Sto parlando di quegli attaccamenti che possono anche sembrare umanamente accettabili, tollerabili, comprensibili, no? Quindi quell'affetto grande, che però poi determina una crescita iperbolica della figura umana del mediatore a discapito del rapporto con Gesù. E questo Gesù non lo vuole assolutamente, non è che non lo vuole solo dalle anime elette, non lo vuole da nessuno. Si creano rapporti di dipendenza, si creano rapporti di affettività eccessiva o malata. Ripeto, non sto facendo riferimento a niente di impuro. Ecco, però a volte si manifestano, figuriamoci, no? In forme di gelosie, cioè, nessuno poi le dice a se stesse queste cose, no? Si guarda quello che fa il padre spirituale, se è direttore spirituale anche di quell'altra anima, e se la tratta troppo bene, a me mi tratta di tutto, succede. Insomma, io quello che ho visto nei miei primi 13 anni di sacerdozio è abbastanza come repertorio, no? È chiaro che Luisa era anche esente da tutto questo. Io ho fatto una piccola parentesi, ecco, perché queste meditazioni sono per noi, non sono soltanto per le anime del calibro di Luisa, e quindi noi a volte stiamo molto al di qua, ed è bene però quindi ampliare l'ambito comunque oggettivo del problema che si sta parlando. Allora, Gesù dice alcune cose fondamentali. Se il padre spirituale ti ha fatto alcune cose positive, e ringraziamo Dio per questo, sappi che è stato un porgitore che riceveva da me e lo dava a te. Allora, questo è fondamentalissimo, non ci deve essere nessuna forma di attacco all'uomo. Cioè, è chiaro che Padre Pio aveva dei doni divini, però Padre Pio non era altro che Gesù. In atto in quel momento, tutto quello che era assolutamente evidente, specialmente in alcune cose, non erano altri che doni di Gesù, cioè che la circostanza contingente che inerivano alla sua persona è appunto del tutto contingente, ma era gente, non è Padre Pio, il feticcio Padre Pio, l'idolo Padre Pio a cui noi dobbiamo attaccarci, ma è ringraziare il Signore che si serve di quest'uomo. Punto. E come si serve di quest'uomo? Si può tranquillamente servire di un altro. Capite? E che quando Padre Pio, che non è immortale, verrà a mancare, come di fatto avvenne il 23 settembre del 1968, Dio in qualche modo provvederà. Perché le anime si stanno ancora sul pianeta Terra, hanno ancora bisogno di essere santificate, e per quanto sia partito un gigante, uno che aveva tante grazie da parte di Gesù, dobbiamo credere e sperare che Gesù in qualche modo supplisca, provveda, no? Dice. Ho fatto queste grazie, ti ho elargito queste grazie attraverso questo confessore, lo farò anche degli altri, di che cosa ti preoccupi? Cioè,
molte persone, no, che se una persona realmente vuole santificarsi davvero, d'accordo? Non a chiacchiere, d'accordo? Perché molti dicono che vogliono santificarsi, ma lo dicono a chiacchiere, non lo dicono a fatti, d'accordo? Perché poi non sono disposti a fare neanche il minimo sacrificio, insomma, neanche al padre spirituale si attaccano malamente, ma poi non lo ascoltano, non gli prestano quell'obbedienza, diciamo così, non l'obbedienza religiosa, però quell'obbedienza, diciamo così, richiesta, diciamo, dall'indole della direzione spirituale come sua condizione di funzionamento, no? Perché se tu, insomma, chiedi, ti rivolgi a una persona e chiedi consiglio, anche senza fare questioni formali, canoniche, d'accordo? È chiaro che da un punto di vista canonico non c'è nessun obbligo di obbedire al padre spirituale, né dal punto di vista morale, d'accordo? In senso stretto, che si fa peccato se si disobbedisce al padre spirituale. Certo, se uno fa dei voti, il discorso cambia, no? Beh, però se tu cerchi aiuto da una persona e poi non ascolti, ma che cosa l'hai chiesto a fare l'aiuto? Non serve, no? È un aiuto vano, no? Reso sterile, non serve. Quindi occorre obbedire. Ecco, però poi qui Gesù fa un passo ulteriore e portando l'anima verso quella che si chiama la santa indifferenza. Questa è un'altra disposizione, figlioli miei cari, che ce ne vuole e non poco a raggiungerlo. Cioè, avere lo sguardo sempre fisso su Gesù e mai posato su niente che non sia Lui. Nell'assoluta certezza che tutto quello che accade è a sua disposizione per il nostro bene e che Lui sempre provvederà. Io chiaramente dico queste cose per la spero comprensione delle cose che Gesù dice, che mi sembra essere chiara, evidentemente. Parlo anche qui come discepolo, non parlo come maestro, perché anche per me questa è una, ecco, oggi dice Gesù, si usa tanto il termine sfida, ecco, o una fatica, ecco, quotidiana. Questo è un esercizio mai perfettamente compiuto, no? Però c'è Gesù? Sì. Ci pensa lui? Sì. Sto cercando di fare quello che lui vuole? Sì. Sto in dialogo intimo e fecondo con lui? Sì. Serve il padre spirituale? Sì. Si parte quello che ho? Sì. Ne arriverà un altro? Sì. E sarà secondo il cuore di Gesù? Ma sì. Ecco. Questo significa non stare a guardare né a destra né a sinistra. Quindi vivere tutte le cose che Dio ci manda come prese dalla sua mano, avendo però il santo distacco, ma da tutte, comprese le più preziose, da tutte. Nel senso che se il Signore te le volesse privare, dobbiamo sempre essere pronti a dire fiat. Gli uomini molto difficilmente raggiungono questo grado. Però è un grado importantissimo. La santa indifferenza verso tutte le cose che intorno a te succedono. Indifferenza vuol dire che non ti fanno né caldo né freddo, dici, ma come? Eventi dolorosi, disastri, zero, zero. Rifugio in Gesù e confidenza in Lui. Certo, poi quando arriva il Padre spirituale si deve utilizzare nei suoi confronti, perché altrimenti, ripeto, non ha ragione di essere, la docilità e l'obbedienza teologale. Quindi nella fermezza, come del resto quell'ottimo confessore, quel confessore da bambina diceva a lui, guarda che se tu sei obbediente, Gesù non permette che
Il sacerdote erri e si inganni quando l'anima è obbediente. Attenzione. Quindi lo assisterà senza dubbio, quindi tu stai tranquilla. Quindi uno può avere la certezza, ecco, che si muove nella volontà di Dio e che il Signore presto o tardi illuminerà la mente del sacerdote, anche se magari non capisce bene subito, perché è un essere umano, anche se aiutato dalla grazia di Stato. Se tu sei ubbidiente e docile, il sacerdote non sarà ingannato. E se qualche cosa non avesse ben compreso, immediatamente il Signore interverrà per fargli luce. Altra cosa, questo vale soprattutto per le anime che stanno inoltrate nelle vie soprannaturali, Gesù diede ordine a Luisa di manifestare tutto al sacerdote, tutto, senza veli. E dinanzi alle sue recalcitranze, anche qua guardate sempre l'obiezione di Luisa, tutte quante santamente motivate. Anche quella là di essere una scrittrice, non voglio lo stato di interponimento perché dopo gli altri mi vedono e non sbandieriamo le virtù. Se Dio così ha disposto, va bene questo ragionamento. Ma se Dio vuole che tutti ti vedano soffrire, tu soffri che tutti ti vedano, punto e basta. Gesù è stato spogliato nudo per la flagellazione, è stato crocifisso nudo sotto gli occhi di un sacco di gente. Mica è stato crocifisso in una camera sterile, una camera settica o in una caverna al riparo da tutto, è stato esposto al pubblico ludibrio davanti a tutti. D'accordo? E quindi questa è la prima cosa. E qui c'è stata l'obiezione intelligente, chiamiamola così intelligente, non so, sottile, ma sono tentazioni queste qui. No, non gliele dico tante cose, se no poi si pensa che sono sante. Pare che gli vada a dire che Gesù mi è apparso. E ha fatto con me lo sposalizio mistico. Magari gli vado a raccontare anche della volta che è andato a ratificare lo sposalizio in paradiso alla presenza degli angeli che con le tre persone divine che mi abbracciavano. Ora gli vado a dire questo al confessore, no? Così si pensa che c'ha davanti che lo sa quale grande santa. Quindi questo è meglio che non glielo dico per custodire chiaramente i segreti del re, quindi le cose che accadono tra me e Gesù. No, 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 no. Gesù quindi minaccia, dice: "Guarda, non fai così, bene, non vengo più da te." Tutti quanti sanno, insomma, che le anime che hanno avuto contatti con il soprannaturale, dolore più grande della privazione di esso non potrebbe esserci. Quindi, io scherzando, parlando, insomma, con qualcuno, dico: "Beh, se le cose stanno così. Se il nostro Signore deve fare che si manifesta e può fare lontananze, diventa un problema, no?" Quindi mi sono sempre chiesto come fanno, per esempio, quei veggenti a cui a un certo punto la Madonna dice: "Bene, da oggi in poi non mi vedrai più." Penso, insomma, che sia un bel sacrificio, insomma, una cosa del genere, no? Perché certamente, insomma, i contatti col mondo soprannaturale lasciano una profondissima felicità nel cuore. E quindi non deve essere affatto semplice. Però, attenzione, questo vale anche per Luisa, e infatti in qualche periodo Gesù faceva le sue lontananze, anche da quello bisogna essere distaccati. Perché se la divina volontà dispone che tu abbia, come dire, ricevuto una visita di Gesù sensibile, come era per Luisa, sensibile nel senso non umano ma soprannaturale, accoglila, è una grandissima grazia che ti chiama a grandissima responsabilità. E godine, d'accordo? Non è un peccato rallegrarsene, ecco, ma anche quello sappi che dipende dalla divina volontà. Quindi ci sarà se Gesù vuole, quando vuole, quanto vuole, come vuole, per il tempo che vuole. E se Gesù un giorno ti dicesse: "Io me ne vado veramente, e tu adesso stai buona a soffrire la mia lontananza", bisogna dire, Luisa sicuramente l'avrà fatto, lo vedremo più avanti nei capitoli. Sì, benissimo, se questa è la tua volontà, benissimo anche in questo. Quindi comprendiamo, no? Ci vuole questa santa indifferenza, sia nei confronti
delle pene che Gesù dispone per noi, a cui non dobbiamo sottrarci con la scusa di buone motivazioni, e sia nei confronti delle grazie, adesso parliamo anche di grazie ordinarie, che il Signore ci fa e ci dà. Se ce le fa, lo ringraziamo, e se non ce le fa, ci umiliamo davanti a Lui e diremo: ma io chi sono perché debba ricevere le tue grazie? Ma falle a quelli che sono più bravi, più santi di me, non a me. E nessuna forma di attaccamento verso le persone umane, fossero anche i più grandi. Non è un caso, insomma, che ho preso Padre Pio come esempio, perché Padre Pio ovviamente è un grande da un punto di vista oggettivo, è uno tra i più grandi. Quindi, fosse anche il più grande della terra, non ti attaccarci. Non ti ci attaccare in maniera disordinata, perché questo fa ostacolo alle operazioni di Gesù e fa ostacolo all'ingresso nel regno della divina volontà. Come sempre, Dina Maria, tu sei la nostra maestra in tutto, anche in queste cose. Tu che sei stata capace di avere distacco non soltanto dai grandi maestri di spirito, ma dall'autore della spiritualità che è stato tuo figlio Gesù. Quindi in lui hai già compiuto il nostro doveroso distacco dalle figure rappresentative e anche il distacco dalle grazie ordinarie o straordinarie che il Signore ci fa. Quando Gesù è partito per la vita pubblica, tu stessa l'hai mandato con gioia. E così il Signore ti ha fatto vivere l'esperienza dello smarrimento di Gesù nel Tempio, no? Come prodromo, ecco, del distacco che avresti vissuto atroce, tra spasimi terribili da Gesù sulla croce. Ecco, quindi a te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, e a te sospiriamo perché ci insegni questo tuo mondo, ecco, questi altri aspetti così importanti della vita e della divina volontà, e pur facendoci amare tutti, come dobbiamo, e anche accogliere con amore, con gratitudine, l'amore che qualcuno avesse per noi, non attaccarci mai a nessuno. E imparare da te, che fin da quando eri bambino nel tempio imparasti e facesti con perfezione assoluta questo esercizio, ecco, ad offrire per le persone che ci maltrattano, ci umiliano e ci perseguitano quello stesso male che ci fanno. Cosa questa che è graditissima a Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.